Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che ci siamo fatti fregare il secondo e il primo pezzo della stella cobalto come dei perfetti idioti. Quindi torniamo dal professore per vedere che cazzettone ci aspetta. Professore, ci hanno rubato tutto! Cosa dobbiamo fare, professore, professore? Vieni qui. Ragazzi, era ora. Cos'è? Siete incorsi in qualche contrattempo? Sono in piena modalità imbarazzo. Avevamo trovato due pezzi della stella, ma il giovane Bowser se li ha portati via. Tranquilli, non fatevi venire la pelle d'oca. Stanno spuntando brecce temporali come funghi dopo ogni giorno di pioggia. Puff, 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 puff. Puff, puff, puff. Ah, solo due ancora. E ti dirò, uno di loro emette un sacco di energia della stella cobalto. Non ci sono dubbi, è quella breccia temporale nella quale è fuggito Baby Bowser. Mario, Luigi, dobbiamo seguirlo. Dobbiamo riscattizzarci. Ascoltate, credo che sarebbe opportuno che esploraste il castello prima di andare. Un'altra cosa, c'è un tizio con una bambina che fa un gran fracasso. Adesso è in giardino con Maestro Todd, andate a vedere se va tutto bene. Il senso di farvi un giro nel castello è proprio vai da Maestro Todd e vedi cosa può fare per te. Allora, prima però io voglio andare un attimo al negozio perché voglio vedere se è arrivato qualcosa di nuovo. Principalmente degli equipaggiamenti. Gli strumenti, vediamo. Allora, tuta di marca cosa fa? Più difesa, che per Mario non sarebbe male al momento. Ah, è vero, aspetta un secondo. Noi abbiamo trovato dei pantaloni che non ho più guardato. I calzoni della follia, ok. La difesa drop bassissimo e un 5 di attacco. Non è niente di eccezionale, non ne vale assolutamente la pena. C'è un drop down di difesa di 20 e 5 di attacco è veramente... no, ma proprio zero. Fosse stato 20 di attacco e 20 in meno di difesa, ti avrei detto ancora. I pantaloni preferiti invece abbassano di un po' la difesa, l'attacco di Baby Luigi, ma gli aumentano a tutti e due la difesa. Non sarebbe male per entrambi, anche se quel 5 di attacco, ok, potrebbe essere qualcosa di buono per Baby Luigi, ma quei 20 in più di difesa sicuramente non ce li toglie nessuno. Mentre la difesa per tutti e due, ok, si può fare. Per le tessere invece che cosa abbiamo? Tessera, ricevi più punti esperienza se sconfiggi un nemico con strumenti fratello. Moneta tessera, ottieni più monete. Tessera fungo, ricevi qualche PV in più quando usi funghi durante la lotta. Ok, niente di eccezionale. Potrei sprecarmi un attimo per questo, ma vorrei vedere i punti esperienza che si ottengono a entrambi o se lo ottiene solo chi uccide con lo strumento fratello. Sarebbe un attimo un esperimento da fare. Per gli strumenti invece vediamo il fiore di ghiaccio e l'uovo bomba. Allora, l'uovo bomba sono sicuro che lo otteniamo in questo livello. Il fiore di ghiaccio, non mi va di spendere dei soldi per il momento perché tanto di strumenti, come ho detto, li otterremo, quindi non ha senso spendere. Ma andiamo a vedere cosa posso insegnarci i maestri Todd, forza. Credo che sia il... esatto, il tornado. Tirati su, vecchio me, dobbiamo far ridere la principessa, avanti. Ma io sono stanco morto. Tirati su, forza, sorridi. Giovane maestro Todd, la principessa non smette di piangere. So via, vecchio me, non ti abbattere, cominciamo. Che poi il giovane potevano fare il contrario, non vorrei dirlo, però. Braccia in fuori, su. 3, 2, 1, vai. Abita maestro. E vai, yeah. Vecchio me, guarda, la principessa ride. Ah, è interessante. Mi ricorda quella che usavamo in Superstar Saga. Mario, ti ricordi quell'abilità? La usavamo spesso in quel mondo. È vero. Perché ce la siamo dimenticata? Ce la potete rinsegnare, per favore? Oh, signorini Mario e Luigi, cresciuti in fretta, eh? Ci sono informazioni sulla situazione. Una vera crisi. La principessa Peach, il regno, dovete salvarli. Noi saremo tutti qui a fare il tifo per voi. E allora insegnaci quella mossa, per favore. Come? Volete imparare la nostra mossa?
ci sarebbe utile, sì, effettivamente ce la ricordavamo, non sappiamo come si fa. Beh, se vi aiuterà nella vostra missione, certo, sarà un onore e un privilegio. Venite, ve le insegniamo. Vecchio me, occhio, non sbagliamo proprio adesso. Tan 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 tan. Abbiamo deciso di chiamare questa mossa il salto avvitato. Adesso vedrete il perché. Iniziamo con il signor Luigi. Siamo pronti? Bene, iniziamo la spiegazione. Dunque, il signor Luigi preme il tasto R per diventare la sua icona, quella del salto avvitato. Ora, se premete B, salire sulle spalle del signor Mario. Ora, con una nuova pressione del pulsante B, inizierete a roteare e vi rialzerete in volo. A questo punto premete il pad per muovervi nella direzione che volete. Urrà! Questa mossa permette di superare buchi e voragini troppo grandi per, per un salto normale. Ora, tocca a voi! Che poi, in Superstar Saga, questa mossa invece era il contrario. Era Mario che saliva in testa a Luigi, mentre per il salto in alto era Luigi che saltava in testa a Mario, perché... parliamoci un attimo chiaro, la corporatura di Mario era più adatta a una mossa come il salto, perché avrebbe spinto molto di più, mentre Luigi è più sottile, si sarebbe schiacciato. Sì, sì, bravissimi! Ora sono sicuro che userete questa mossa al meglio! Che tra l'altro, quello che mi aveva confuso quando ho ripreso Superstar Saga: col salto avvitato avrete accesso alle aree terribilmente difficili da raggiungere. E ora andate alla breccia temporale, dovete salvare la principessa. Quello che mi aveva confuso, come dicevo, è questa cosa qui. Io mi ricordavo, per un arcano motivo, che anche Superstar Saga, quando salivi sulle spalle per il salto avvitato, potessi muoverti. Invece questa è una cosa che puoi fare... Vroom, 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 sono un elicottero. Puoi fare solamente in Superstar... in... Partners in Time. Su bimbi, salite in spalla, dobbiamo andare. Dobbiamo andare, è vero. Dove? Non mi ricordo. Mi sa qua sopra, ma non vorrei sbagliarmi. Ok, sì, dovevamo esattamente andare di qua. Prima però, prendiamoci tutti quanti i blocchi che abbiamo lasciato indietro. Sono caduto. Non mi ricordavo ci fosse una X qui. Grazie del fagiolo. Io pensavo che era tipo un pezzo dello sfondo, qualcosa del genere. Vediamo se anche di qua c'è un fagiolo nascosto. Non me lo ricordavo questo pezzo, effettivamente. Strano. Ecco fatto. Vabbè, sono due fagioli in più, però sono due fagioli in più che si aggiungono al mucchio. Non si buttano sicuramente via. Bombardone e un fiore fratelli, va bene. Mi chiedo se fossimo saliti già in precedenza, se questi oggetti ce l'avrebbero già dati. Probabilmente non riescono a salire, vero? Sì, infatti, sono troppo in alto. Probabilmente no, secondo me non ci avrebbero dato quegli oggetti. Ci avrebbero dato il guscio e forse un altro oggetto. Non lo so, ipotizzo. Uno. Ok, un'allena tessera. È la tessera quella con gli strumenti infiniti, ok. Che in realtà, come vi ho detto, non è neanche terribile come strumento, Certo, ti diminuisce la loro potenza, questo è vero. Però sicuramente, se sai usare bene alcuni strumenti, può essere comunque utile. Certo, come vi ho già detto, arriveremo in certi punti del gioco dove alla fine avremo così tanti soldi, così tanti strumenti, che averli infiniti come in questo caso è inutile. Eccoci arrivati. Andiamo a prendere questo blocco. Ok, un fungo vita sicuramente non ci fa schifo. Chiamiamo i pupi. Eccoli qua. Sapete cosa succede però? Se entriamo nel vortice temporale senza di loro? Prima di tutto l'animazione, vediamo solo quelli che sono entrati, in questo caso solo Mario e Luigi cresciuti. L'isola Yoshi, il regno dei funghi del passato. Ecco quello che succede. Arrivano, non c'è nessun tipo di problema. Eccoci qua. Che tra l'altro ho appena notato, l'isola Yoshi, a parte che sì, ho già detto questa cosa del colorato stile pastello, ma l'isola Yoshi è
molto più enfatizzato, perché effettivamente nei giochi di Yoshi è sempre stato disegnato come stile a mano gli sfondi simili. Poi io la vedo così, Benvenuti sull'isola Yoshi, non perdetevi il nuovo gigante, si organizzano visite guidate. Cosa sono queste impronte? E che ne so io, siamo appena arrivati, Mario. Una tessera fungo, ok, niente di che. C'è qualche X che posso prendere, qualche oggetto, qualcosa? No? Ok, una X è lì, perfetto. Ecco, fatto, vediamo. Qua c'è l'uovo gigante che si è schiuso. Qua c'è un altro blocco con 10 monete, vabbè, non si buttano via. Vediamo. Cic, cic. Ah, che fregatura. E con quello che ci è costato in rullini. Cercavo uno scoop e mi sono ritrovata con due omini coi baffi e due poppanti. Chi? Io. Cling. Sono Lily Koopa, giornalista della Gazzetta del Koopa. Avete sentito dell'uovo gigante, vero? È comparso dal nulla. La sottoscritta ha la sensazione che sia opera di Shroob. Speravo negli abitanti dell'isola per ottenere qualche dritta, ma questo posto è un mortorio. Dove sono tutti? A proposito di cose strane, questa piattaforma di salto puzza proprio di mistero. Sapete, io ci sono salita ma non ho fatto un tubo. Magari è perché sono troppo pesante. Dai, fatemi un favore, saltateci sopra voi due, vi va? Babies! Ci andiamo noi! Siamo piccoli, siamo leggeri! Questo vuol dire che il peso totale dei due bambini equivale a quello di uno Yoshi, che equivale a meno di Mario, che equivale a molto meno di Luigi, che equivale molto meno di quello di una singola Koopa. Cioè, uno Yoshi non pesa un cazzo, insomma. Vedete nulla? Shh, silenzio! Che c'è? Allora, com'è? No, scappiamo! Cosa? Oh, mi sta venendo la febbre dello scoop. Corriamo! È successo sicuramente qualcosa! Oh cacchio! Ciao. Sono un dinosauro Yoshi gigante brutto viola verde. Mamma mia! Ehi voi, ho fame! Datemi da mangiare, per favore! Scendo! Che palle sta scena che è lentissima! Ah, che scoop, è incredibile! Un'esclusiva mondiale, fermate le rotative! Liam. Oh no, il mio scoop mi ha mangiata! Ma che schifo! Ah, qui tutto viscidume unico! Le... Lasciali andare. Acchio. Ho fame. Pista. Io mi ricordavo che i bambini colpissero la lingua con il martello. È andato? Ma che cacchio? Sempre queste cose succedono a noi, Mario. Era da un secolo che non mi sentivo così gasata. Vedo già il titolone, il mostro Yob terrorizza il mondo. Perfetto. Certo, anche quel Magic Koopa dall'aria sospetta che è entrato in quella capanna. No, mi butto su questa storia. È la mia grande occasione. Magic Koopa, andiamo a vedere allora. Oh! Merendine! Bingo, sembra che non ci sia nessuno in questa capanna, tanto meglio, mi prendo tutti i biscotti. Certo che è proprio strano, questo posto è così vuoto. Che stai facendo? Ah, ancora voi! Mi avete seguito fino a questa stupida isola, vero? Veramente siamo arrivati qui per caso. Rivolete i pezzi della stella cobalto? Io ho già i miei problemi, devo trovare delle merendine per il principe, è in cima al monte. Non ho tempo da perdere, le merendine non si troveranno mica da sole. Wow,
le priorità, quelle cose strane. Ecco qua, dei blocchi con uova bombe e 20 monete. Ve l'ho detto che in questo livello ero abbastanza sicuro che le uova bombe le avremmo trovate. Beh, che schifo. Che cacchio è successo? Ehi, hai problemi? Non sono abbastanza buono per te. Sono un Koopa di prima scelta. Ah, sei fortunato che ho fretta. Devo portare questi biscotti al principe, altrimenti ti darei una lezioncina con i fiocchi. Alà! Vabbè, seguiamolo. Ormai ha aperto la porta. Ecco qua, e ci facciamo un salvataggio per sicurezza. Andiamo, Luigi! Seguiamo queste orme giganti. Da qualche parte ci porteranno. Qua, aspetta, ci sono dei nemici a forma di nuvole, se non dico una cagata. Ci dovrebbero essere dei nemici a forma di nuvola, che sono abbastanza fastidiosi da combattere coi bimbi. Ah, 100 monete, buttale via. Sono abbastanza fastidiosi da combattere solo coi bimbi, se non ricordo male. Oppure mi confondo con un altro gioco, però... Ma scusami, era alla ricerca di merendine e le lascia qui. Sì, sono biscotti Yoshi. O meglio, i pochi resti. Kameka ha quasi fatto piazza pulita. Ah, sembrano buoni. Possiamo averne uno? Va bene, andiamo. Aspetta. Io me li prendo per sicurezza, si sa mai. Magari possono essere utili in qualche modo. Me lo dai un pezzo? Vabbè, vorrà dire che tanto lo mangerò nel passato, lo mangerò anch'io nel futuro. Ha senso, no? Se l'ha mangiato lui del passato vuol dire che anche lui l'ha mangiato. Aspetta. Ecco fatto. Un'altra X. Ecco qua, a posto. Possiamo proseguire. Tuk tuk tuk. Siamo arrivati. Avete rotto le scatole voi? Lasciatemi in pace. Ho una scopa volante, potrei volarvi sopra la testa, eppure sto facendo questa pantomima. Ah, quando vi mettete a seguire qualcuno non mollate proprio, eh? Beh, allora beccatevi questo. Darò fuoco a questa stupida isola. Stronzi. Beccati questo. Beccati questo. Anche questo. Zip, zap, zup. Spero che quelle siano tutte antincendi, altrimenti finirete arrosto. Vi consiglierei di smammare. Pensate di essere forti, vero? Ma non riuscirete mai a raggiungere la cima del monte. Ehi, fermati, cretino. Quanto beve quel trottolincino? Come potete vedere, Baby Mario beve sempre nella fontana. Vedete quel numero nel fumetto al fianco della testa di Baby Mario? Sì, è disgustevole, ma indica quante volte Baby Mario può sputare l'acqua. Smette di bere solo quando si sposta dalla fontana. Blop, blop, blop. Che brutto. Ecco, vedete, ora Baby Mario è gonfieggevole. È il momento di premere Y. Per far sputare l'acqua a suo fratello, Baby Luigi dà una martellata. Il numero sull'icona del martello indica quante volte può sputare. Suggerisco di sputare a tutta forza. Blop. Blop, blop, blop. Drip, drop, splish, splash. Chi se la ricorda questa? È una citazione per veri intenditori questa. Allora, proseguiamo. Non ci sono altre X sul terreno. Peccato. Vieni qua tu. Ehi. Ok. Non è per nulla quello che mi aspettavo sarebbe successo. Andrà da Mario? Ovviamente. Avrei dovuto colpire l'altro. Ho fatto una cavolata. Devo capire il loro... Perché? Perché non mi ha fatto il colpo giusto? Ok, comunque. Allora, se va in avanti così... Vuol dire che colpirà da davanti. E credo che il davanti colpisca solo Luigi. Non ne sono sicuro. Devo constatarlo. Oh
ok, peccato. Ah, cavolo, è vero, devo provare la spilla. Dobbiamo provare la spilla e vedere se i punti esperienza li prende solo chi usa la chi usa gli strumenti. Me lo ricordavo che c'erano questi nemici a forma di nuvola. Bling. Dai, dai. Speravo di aver preso un giusto tempismo. Allora, voglio provare... No, beh, aspetta, allora, facciamo così. Ah, usare questo strumento qua su computer è difficile. È difficile perché non riesco a seguire bene dove va un uovo e dove va l'altro. Non riesco a seguire la direzione in questo modo. Distruggiamo subito questo qua con le spine. Dai, l'avevo colpitissimo, non è giusto. Ho sbagliato, volevo prendere l'altro. Mi ha destabilizzato il fatto che non posso usare bene lo strumento come voglio. Perfetto. No. Dai, speravo di averlo ucciso. L'abbiamo ucciso, perfetto. Allora, dare la martellata non conviene. Nel senso, stordisce Sigei, ma non al 100%. L'uovo bomba, cacchio, è un buono strumento, ma non riesco ad utilizzarlo così. A meno che... Ok, ho provato a fare un attimo un cambio di impostazione. Ho messo lo schermo sopra e sotto, come dovrebbe essere un Nintendo DS. Voi fatemi sapere se poi vedete qualche differenza nella qualità, perché per me è tutto più piccolo e viene più difficile vederlo così. Dai, scendi. Cos'è, devo venire io? Niente, devo venire io per forza. Allora, è sicuramente comodo, perché vedo molto meglio quello che succede, quello sicuramente. Però è tutto più piccolo, mi urta vederlo così. Ah, cavolo, troppo presto. Continuo a dimenticarmelo. Dobbiamo provare a prendere punti esperienza, ecco, usando lo strumento. Vediamo cosa possiamo aumentare, Mario. Ok, un bel 4, bello. Non è un 5, ma ehi, non si butta via. Gigi invece che cosa possiamo aumentare? Farei un backup di velocità. Ok, un 3, non mi lamento. Però, allora, mi sa che quando avrò la possibilità prenderò uno schermo da mettere in verticale. Per tante ragioni, potrebbe essere utile per la chat, per le live, queste cose qua, e per questi tipi di giochi. Per il momento mi sento di continuare con lo schermo in orizzontale. So che per voi non è cambiato nulla, per me fidatevi che è cambiato invece. Per me è cambiato perché vedo tutto molto più grosso e mi dà molto meno fastidio alla vista. Non ci arrivo, scendi. Non, ecco. Comunque, dai, che palle sto uccellino del cazzo. Ecco fatto. Allora, proviamoci. No, con loro due. Vediamo se... Niente, non ce la... Non ho i tempismi giusti per sto uovo su computer qui. E sti uccellini mi stanno rompendo altamente le scatole. Ce la farò, ti giuro. Mi ci metto pure di impegno. Non ce la faccio, cazzo. E niente, è scappato, bravo.
Ti giuro che mi ci metto di impegno, ma io ce la devo fare. Devo riuscire a farlo in modo giusto. Non ho i tempi giusti qua su computer. Su DS quell'oggetto lì lo usavo continuamente. Qua non ce la faccio. Ok, però i punti esperienza li hanno ricevuti tutti quanti. Questo vuol dire che se o Mario o Luigi si beccano i punti esperienza per lo strumento, se lo becca tutta la squadra. Il che, ok, in questo momento è stato difficile riuscire a comprendere come utilizzare lo strumento qui su computer, però... Allora, mi serve dell'acqua, Andate bimbi. Allora, aspetta un secondo. Mamma mia. Allora, calmi tutti. Io voglio uccidere almeno l'uccellino. Troppo presto, Dio mio. Io ti giuro, non me ne frega niente, li consumerò tutti, ma ce la facciamo. Io imparerò ad utilizzare questo oggetto, anche fosse l'ultima cosa che faccio. No, non impareremo. Non impareremo perché non riesco a guardare tutte e due le cose assieme. Fanculo, fanculo. Non mi interessa, tanto le useremo tutti solo per riuscire a fare questa stronzata. Dio mio, che nervoso. Mi ci vorrebbe davvero uno schermo in verticale. Mi ci vorrebbe uno schermo in verticale per fare questo gioco. Potrei comprarmi uno schermo verticale, effettivamente. Uno schermo che io possa girare. Basterebbe anche solo uno schermo qualsiasi che puoi mettere al muro, ma già messo in verticale, effettivamente. Niente, non riesco ad avere i tempi giusti. Mi dispiace che sembro impedito totalmente, ma vedere un oggetto qua e vedere, cioè vedere il sopra da questa parte, vedere il sotto dall'altra, mi rende l'utilizzo di queste cose impossibile. Non c'è, no, devo, o la smetto io oppure devo impararmela. Ti giuro, ce la faremo. Niente, non... Perché, allora, so che per voi sembrerà stupido, ma io di solito quando lo vedo in verticale, come è in questo momento, ma per voi non è cambiato nulla, io vedo quando l'uovo sale e quando l'uovo scende. Vederlo dal lato invece è l'uovo sale, poi una certa scompare e non vedo quando riappare sotto. Adesso ci riproviamo con lo schermo in verticale, ti giuro. Tanto questo gioco è tutto schermo verticale e schermo sotto. Quindi tanto varrebbe veramente tenerlo così. E non abbiamo ottenuto nessun oggetto. La tristezza pervade il mio corpo in questo momento. Ok, allora, la scelta è molto base. O gioco in questo modo un filo scomodo per me, ma otteniamo un gameplay molto migliore, almeno per Super Mario, perché per altri giochi tipo Pokémon e simili non c'è problema, puoi usare un solo schermo e amen. Ma per questo stile di gioco mi sa che mi conviene veramente utilizzarlo in verticale, anche se io lo vedo più piccolo. Proseguiamo. E il primo bottone è andato. Eccolo lì. Andiamo da questa parte.
e spegniamo anche questo fuoco. Prima, ecco qua, fagiolo. Allora, c'è qualche nemico? Non mi sembra. Prendiamo tutti i fagioli che riusciamo, perché se non ricordo male nello shop dei fagioli c'è qualcosa di buono. Più che altro lo sbloccheremo forse fra altri due mondi, forse fra altri due varchi temporali. Però, se non ricordo male, c'erano alcuni oggetti che costavano un sacco di fagioli, che però non erano male. C'erano magari oggetti che non costavano nulla, tipo, come posso dirvelo, gli strumenti fratelli che magari ti costano un fagiolo e te ne dava uno. E lì dici no, cioè grazie di tutto, ma no. Vieni qua. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Perfetto. No. Usiamo questo. Ora che ho lo schermo esattamente come dovrebbe essere, possiamo farcela molto più facilmente. Come vedete, si è semplificato. Che poi è un oggetto del cazzo, non vi posso dare torto, per carità. Però, piuttosto che sprecarlo come abbiamo fatto i primi 50 lanci, tanto vale usarlo bene. Allora, però, ecco, ci curiamo un attimo tutti quanti. Ecco, fatto. Proseguiamo con i bambini. Allora, uova bombe. Visto? Ve l'avevo detto che non ho fatto in tempo a dargli la martellata. Troppo presto. Uno, due, tre. Troppo presto, va bene. Se non ricordo male, dovrebbero essere deboli ai fiori di fuoco. No, nessuno è debole ai fiori di fuoco, però perlomeno almeno li abbiamo danneggiati tutti. Uno, due, tre. Ecco fatto. Muori! Deve essere quello che aveva preso meno danno durante il combattimento con il fiore di fuoco. E i bimbi salgono di livello. De. Un bonus all'attacco, io lo butterei entrambi. Mario, troppi uno. Però in difesa vedo dei bei numeri. Un 4, va bene, non lo butto via. Un 4 ci sta. Gigi invece è molto più equilibrato e si è beccato un 5 di velocità. Andiamo di baffi perché vedo tanti numeri alti. E un 6 è più che decente. Bravo baby Gigi. Ok, proseguiamo. Allora, fontana, niente altri nemici. Vieni qui. 1, 2, 3 e 4. Dovrebbero bastare. 1. Ecco fatto. In realtà ne bastavano anche due di sputi, però già che c'eravamo, tanto valeva. E due. Puff. Ecco fatto, bravi bimbi. Uno e due, via. Vediamo l'oggetto. Poche monetine, poche. Potevano darci qualcosa di un attimo più sostanzioso. I blocchi che contengono così poche monete sono relativamente inutili. Allora bimbi, giù un attimo. Dobbiamo vedere dove dobbiamo passare noi adulti. Dobbiamo passare da questa parte. Uno. No. La prospettiva mi ha un attimo fregato. Uno. E due. Devo ricordarmi che posso interrompere il salto avvitato. Ecco fatto. Uno. Due. E 3, perfetto, eccoci qua. Secondo blocco col punto di esclamazione. Eccoti qui. Bimbi, scendete per favore. Dobbiamo ritornare indietro nuovamente. E eccoci qua. Ora saliamo sul blocco verde e andiamo a fermare un altro incendio boschivo appiccato da una tartaruga con un potere magico.
ovviamente. Da chi andrà secondo voi? Ovviamente. C'era neanche da pensarlo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei colpi. E un fungo cura? No, un fungo vita. Mica male. Allora, volevo evitarlo di uccidere. Sono sincero, volevo evitare di ucciderlo. Ma perché volevo esattamente ucciderli con gli strumenti. Così ci beccavamo il bonus di esperienza. Che per carità, 4 punti, non è che abbiamo guadagnato chissà cosa. Però, 4 punti di qua, 4 punti di là. Prima o poi saliamo di livello. Forse sì, effettivamente non ne vale neanche la pena. Al momento, con nemici che ci danno pochi punti esperienza. No, effettivamente ci arrivavano tutti e due. Speravo in un 100, non so perché. In un blocco così a random. Allora, no. Ecco qua. Perfetto. Eccoci qua, andate bimbi. Ah, e stranamente. Bevi ancora un po'. E stranamente non ci sono nemici. Uno, due, tre, quattro, cinque e puff. Fuoco scomparso. E finalmente tutti i blocchi sono stati accesi. Possiamo arrivare al tubo blu. Che però, allora, ci sto ragionando adesso e forse è un pensiero sbagliato, forse giudico in modo inappropriato, ma mi sembra che in questo capitolo abbiano fatto tutto un po' in questo modo. Entri nella zona, ripulisci la prima zona, quindi da tubo a tubo, risolvendo mini enigmi. Entri nella zona principale, completi la zona principale. In questo giro, in questo qua dell'isola Yoshi, poi c'è una zona extra che però conta, diciamo, come altro mondo all'interno dello stesso mondo. No, troppo presto. Devo capire quand'è che fa il salto rallentato o meno. Vediamo. Buttali via comunque quei punti esperienza. Quindi adesso abbiamo ripulito questa zona. Tra poco arriviamo nella zona inoltrata, che passeremo di nuovo da tubo a tubo e arriveremo poi nella zona principale. Quindi facciamoci un salvataggio e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.